Che ancora nel segno di Fabio D'Agosta, il piccolo e sgusciante attaccante biancorosso, ieri ha messo quasi da solo in crisi il reparto difensivo del Taormina. Gli ospiti alla ripresa, anche approfittando di un blackout degli Ipparini, erano passati in vantaggio. Poi la rabbia agonistica dei biancorossi ha ribaltato il punteggio. 4-2 e vittoria a punteggio pieno dopo appena due turni. Aveva aperto le danze proprio il numero 7 biancorosso con un pezzo di bravura al 15°. Due avversari scartati come birilli e palla nell'angolo più lontano del portiere. Il Vittoria ha controllato poi agevolmente la partita, mentre agli ospiti, poco dopo, è stato annullato il pari su autorete di Sinito per fuorigioco. Nella ripresa, come detto, il quarto d'ora di blackout dei locali, che sono stati raggiunti da prima su calcio di rigore trasformato da Totaro, fallo di mano di Nobile in aria, e quindi superati da un gol ancora dell'attaccante ospite a porta praticamente sguarnita. Da qui la carica e la rabbia del Vittoria trascinata da D'Agosta e Cocimano. Il numero 7 si è guadagnato un calcio di rigore che lui stesso ha trasformato spiazzando con un raso terra il portiere. Poi è toccata allo stesso Cocimano riportare in vantaggio il Vittoria con una rasoiata dal limite che forse il portiere non ha visto partire. Infine, in pieno recupero, gloria anche per il rientrato Pecorari che da pochi passi ha fulminato il portiere per il definitivo 4-2. E domenica prossima il derby a Comiso. Vecchio, tra virgolette, come capitan Nobile, vecchio nel senso buono della vecchia guardia. Adesso calcio d'inizio con le... Vittoria alla sinistra di Rossi Teleschermi, la classica casacca bianca e rossa di Dardanelli in questo avvio di stagione. Pallone a vuoto, poi c'è l'intervento e il pallonetto che per poco non metteva nei guai il Vittoria. Colpo di testa Nobile, poi Citronella rettifica, anzi aggiusta il tiro, poi il lungo lancio verso D'Agosta, prova di uscire il portiere, lo beffa D'Agosta, ma c'è il calcio di punizione dal limite, se non andiamo errati, a meno che l'arbitro non ha visto. Vediamo che cosa ha deciso l'arbitro. Niente, ha assegnato una rimessa, una semplice rimessa. Va a rinforzare la barriera Alessandro, tocco di Patti, tiro di Nobile, raso terra sul fondo. Mancuso, alla fine il difensore riesce a servire Sinito, poi D'Agosta che scatta come un furetto, se ne difende, mette a sedere un giocatore, grande gol di D'Agosta, meraviglioso, biglietto da visita di Paolo D'Agosta. 15°, gol spettacolare ed è a quota 6 tra Coppa e campionato. Poi rotola a terra, servito subito Puglia, e poi c'è l'autorrete di Sinito per il pareggio del Taormina, un po' a sorpresa, confortato da Citronella. Sinito, sfortunato il ragazzo del Vittoria. Come? Annullato il gol. 29°, quasi la mezz'ora. Tiro di Alessandro, Vitale blocca a terra mentre ha scivolato Patti, e Mancuso, servito Alessandro, ancora Mancuso, pericolo, il tiro, Vitale, miracolo, sembrava gol questo, invece Vitale si distende senza danni. Forbice di Nobile, zona di D'Agosta, poteva tirare al volo, ma intanto si sente, è il miracolo del bravissimo Lo Monaco, sembrava pallone perso, si dispera, ha capito D'Agosta di aver mancato il bis, il fallo laterale. Può bastare così, dice l'arbitro. Dunque primo tempo e squadra degli spogliatoi, Vittoria 1 Taormina 0, decide il gol di D'Agosta, una vera perla come abbiamo già avuto modo di annotare. Si parte allora con il calcio d'inizio del Vittoria. Gurrieri, poi Crisafulli, lo prova a lanciare, basta, ne guarda il segnalino, mette a terra il portiere, colpo di testa di Bonaccorso e 2-0 sfumato per il Vittoria. Quindi Cocimano, fallo sul Vittoria, su Gurrieri, calcio di punizione dal limite da buona posizione. Nutrita la barriera, quasi 7 giocatori, batte Crisafulli e dà l'impressione ottica del gol perché il pallone gira. Calcio di punizione, fallo di Cocimano,
battuta a sorpresa, pericolo per il Vittoria con questa incursione di Mancuso, calcio di rigore incredibile, Nobile neanche protesta perché è anche ammonito Nobile sui piedi di Tolaro, si dà il pareggio, è così infatti, 1-1. Quarto minuto, pareggio di Tolaro sul calcio di rigore, il tocco di braccio di Nobile. Si preferiscono lunghi lanci dalle retrovie per gli attaccanti, spesso fuori posizione, spesso anticipati dagli avversari. Ancora pericolo, poi c'è il gol, ancora Totaro, completamente saltata la difesa, la linea Maginot del Vittoria, e Totaro completa l'impresa. Buon accorso, pensano adesso solo a spazzare via, poi Citronella prova un improbabile, forbiciata, ancora Totaro che mette a ferro e fuoco la difesa del Vittoria, si dispera perché battuta di Vasta in aria, colpo di testa, eppa, in brava gol il colpo di testa di Cocimano, e invece termina di poco al lato. Parte d'Agosta, pallone che gira, ci arriva lo Monaco, devia in calcio d'angolo il mestiere, ferma Alessandro, quindi Vasta, serie di finte, entra in aria, poi a terra, prova a recuperare il pallone, lo mantiene, è lo Monaco che abbranca su Livia, sente il fiato di Totaro davanti, poi d'Agosta, ancora un'incursione, termina a terra, calcio di punizione, calcio di rigore, ancora d'Agosta, protagonista, sta in positivo, 7 tra Coppa e Campionato, d'Agosta, ed è 2-2, spiazzato il portiere. Quinto gol in campionato, quarto gol, doppietta domenica, doppietta ora, 4 gol, per poi presentarsi domenica a Comiso, un derby che si annuncia importantissimo, il tiro, gol a rete del Vittoria, Cocimano, 3-2. Al 38esimo, ma non, alla fine non hanno comunque potuto fermare né frenare. Patti verso Livia, colpo di testa, ora Livia, e poi c'è il gol di Pecorari, 4-2, per il gol sicuramente che varrà i 3 punti per il Vittoria, per il 4-2. Tormina ancora minaccioso, fermato al limite dell'aria Mancuso, poi c'è la fine, Vittoria che vince dunque 4-2 e si presenta con il biglietto importante, 6 punti, punteggio pieno,